Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto, beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti e gli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio, senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, Sacra Scrittura che oggi ci è stata offerta si può comprendere solo pensando a questi giorni, se seguiamo quello che c'era ieri, oggi, quello che ci sarà anche domani. Perché gli apostoli sono pieni di Spirito Santo, hanno testimoniato per Gesù Cristo. In loro non c'era più nessuna paura. Non avevano paura di perdere la vita, perché loro sapevano la vita e nelle mani del Signore. È colui a chi Dio dona la vita e lui la in eternità. Questo periodo così breve è nulla in paragone di quello che aspetta l'uomo se serve a Dio. Negli uomini esistono diverse paure. Hanno paura. Hanno paura delle sconfitte, della mancanza e perdita posto di lavoro. Hanno paura di perdere una persona cara. Alla fin fine loro hanno paura di perdere la propria vita. C'è Dio è venuto su questa terra per prendere tutte le paure da noi. Di donarci sua pace, ricordatevi, questo è il dono del Cristo risorto. Lui a quei apostoli spaventati qualche volta ha ripetuto pace a voi e li ha invitati dicendo non abbiate paura, guardate le mie mani, i miei piedi, mio costato, e guardate quando è venuto Spirito Santo. Allora gli apostoli hanno capito. Colui che si lega a Dio, colui che ha possibilità di parlare di questo dono del Signore, lui già testimonia che nel suo cuore, nella sua vita, non c'è nessuna paura. Gli atti degli apostoli dicono che questo ha sentito tutti coloro che incontravano gli apostoli. Secondo le loro parole, secondo le loro opere, avvenivano diversi miracoli. Addirittura loro erano sicuri se solo l'ombra del mantello di Pietro cade su di loro e guariranno. E apostoli dicevano la verità, erano convinti che i capi dei sacerdoti, Sinedrio, erano colpevoli per la morte di Gesù e non avevano paura di dirgli in faccia questo. Invece sacerdote e suo Sinedrio avevano paura, perché in loro è entrata la paura
E loro avevano paura della vendetta, e la vendetta del Signore non è togliere la vita, ma riportare nella vita. La punizione del Signore dalla morte di Cristo sulla croce non sta che Dio condanna, ma che salva, e sta nel fatto che Dio perdona, perché Lui è venuto a rendere Israele al primo posto e poi anche tutti coloro che cercano la vicinanza del Signore. Perciò gli apostoli concludono e dicono: Gran Sinedrio, bisogna obbedire di più Dio che gli uomini. E loro, nella loro cecità, non sanno distaccarsi, non sanno pregare Gesù, perdonaci, non sanno dire a Gesù: quello che c'era, dimentica, dacci nuova possibilità, dacci una nuova occasione, accoglici come i tuoi. Perché avete visto come San Pietro, già in quella notte dell'agonia di Cristo, prima che il gallo ha cantato, 3 volte ha rinnegato Gesù, ma dopo sue lacrime Gesù gli dona il coraggio che possiamo solo ammirare, chiedere dal Signore di incoraggiare anche noi, finché in questo mondo noi parliamo delle sue opere. Perché, fratelli, essere colui che si apre allo Spirito Santo, da Lui parla Dio. E quando Dio parla, allora stanno zitte tutte le forze che si oppongono a Lui. Nel Vangelo secondo Giovanni, stasera viene un evento e si può aderire a Giovanni Battista come sua spiegazione di quello al quale lui non è degno nemmeno sciogliere i lacci dei sandali, colui che è più grande di lui, colui che c'era prima di lui, colui di chi lui è solo la voce e annuncio. Si può anche descrivere come un commento del Vangelo secondo Giovanni, cioè questa è la stessa cosa. In lui, dopo l'umiltà di Giovanni, io non sono colui per chi mi ritenete, colui che state aspettando, perché lui è dietro di me, lui viene. Ecco agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. San Giovanni Battista dice: io devo diminuire e lui deve ingrandire, perché su di lui c'è lo Spirito di Dio e lui vi battezzerà con acqua e Spirito Santo. E poi è da capire che questo commento esprime completamente quello che non ha spiegato parola o reazione umana. Ma torniamo all'umiltà di Giovanni Battista, colui che non si è appropriato di nulla, anche se lui era quello che aveva l'onore a far vedere il Salvatore che viene. Lui nell'umiltà serve a Dio. E questa è la virtù, fratelli e sorelle, che non si mette al primo posto, ma che a Dio nel suo cuore libera lo spazio affinché lui abbia un posto d'onore. Dio non viene nel cuore umano per toglierlo, per usurparlo. Dio sale sul trono della croce e dal cuore umano lui vuole abbracciare tutto il mondo. Perciò coloro che si aprono a Dio, coloro che servono con umiltà, Lui libera questo spazio a Lui e pregano a Lui che Lui, questo spazio del loro cuore, fa libero affinché dai nostri atti, nostre parole e opere si possa vedere l'opera del Signore. Chi viene dall'alto è sopra di tutti, non appartiene alla terra, non è solo qui di passaggio, perché Lui conosce i misteri di Dio. Ma guardate, il Santo Scrittore dice che gli uomini non accettano la sua testimonianza.
e serve, è necessario, fratelli, essere che noi che siamo battezzati, noi che cerchiamo la presenza di Dio, che supplichiamo a Dio, e che noi questa testimonianza accettiamo e testimoniamo con la nostra vita, perché colui che crede in Gesù Cristo, colui che vuole che Gesù Cristo lo salva, lo rende, colui che vuole che Gesù gli perdona i peccati e gli fa mezzo di salvezza per gli altri, lui ha la vita eterna. Chi crede nel Figlio non sarà mai sconfitto. Perciò basiamo tutto su questo dono che il Signore ci ha dato e preghiamo Cristo risorto di rafforzarci sulla via della fede, affinché con la nostra vita facciamo vedere a Dio amore e di rimanere sulla via del Signore, e poi dal nostro cuore scompare ogni paura che ci distacca da Dio.